iniziamo. I capi mi dicono che possiamo iniziare. Soltanto per sapere, c'è qualcuno che non ha mai sentito nulla delle cose che dico? Beh, sì. Pochissimi. Allora, soltanto per spiegare come mai racconto queste cose qui. Racconto queste cose qui perché per diversi anni ho tradotto per conto delle edizioni San Paolo, ho tradotto l'ebraico masoretico, hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti, che sono questi libri qui. Dove il mio lavoro era appunto fare la traduzione letterale dell'ebraico, controllare che l'ebraico fosse scritto giusto, controllare che il greco fosse scritto giusto e fare l'analisi grammaticale dei verbi che sono messi in calce ogni pagina. Questo volume qui in particolare è stato indicato come, adottato come testo di riferimento dall'Università di Napoli l'Orientale per la, il corso di lingua e letteratura ebraica biblica e medievale, quindi questo volume qui in particolare è stato adottato lì. Quindi tutto ciò che io racconto deriva dal fatto appunto che io per tanti anni ho tradotto per loro fino al 2010, quando ho iniziato a pubblicare con un editore che è qui il primo dei libri, diciamo, di carattere biblico, e lì il rapporto di lavoro si è interrotto, quindi da quel momento lì vado avanti per conto mio. Dunque, allora, due parole sulla Bibbia, visto che parliamo di Antico Testamento. Quando io dico Bibbia intendo sempre dire Antico Testamento, che non mi occupo di Nuovo Testamento. Allora, quando parliamo di Bibbia è necessaria una introduzione, anche se molti la conoscono già, ma ormai... Però è fondamentale farla, perché altrimenti poi non ci si capisce. Non si capisce soprattutto il fatto che io dico che con la Bibbia possiamo solo fare finta che. L'unica cosa che possiamo fare è fare finta che. Allora, perché possiamo solo fare finta che? Possiamo solo fare finta perché l'Antico Testamento è uno dei libri, meglio un complesso di libri, tra i più rimaneggiati, riscritti, rifatti, cancellati, implementati, interpolati, modificati, nascosti, ritrovati, fatti sparire, eccetera, che esistano nella storia dell'umanità. Questo è andato avanti per secoli, perché la Bibbia ovviamente quindi non è quel libro unitario che ci viene detto, scritto così, diciamo, nella notte dei tempi, e perché è ispirato da Dio, e che quindi non è più stato toccato, perché insomma, essendo un libro sacro, nessuno osava toccarlo. Il titolo del libro mio appena uscito è La Bibbia non è un libro sacro. È una delle poche cose di cui sono convinto. Sulle altre possiamo discutere, ma su questa sono abbastanza convinto. Allora, dicevo appunto, la Bibbia è nata così nei secoli. Quindi noi abbiamo una delle Bibbie possibili. Non abbiamo la Bibbia. Abbiamo uno dei codici, che è questo codice da cui derivano le Bibbie che abbiamo in casa, che si chiama codice masoretico o di Leningrado, perché è custodito là, San Pietroburgo adesso. E, però questo codice è uno dei codici. Uno dei codici che è nato, diciamo, è stato definito tra il VI e il IX secolo dopo Cristo, quindi non millenni fa. Tra il VI e il IX secolo d.C., diverse scuole, diciamo, di teologia ebraica, anche in contrasto tra di loro, hanno cercato di mettere un punto fermo a questa storia dell'Antico Testamento, che era un libro che veniva costantemente rimaneggiato, ma poi magari se abbiamo tempo vediamo e facciamo ancora qualche esempio, ancora oggi lo rimaneggiano, tanto per intenderci. Quindi lo rimaneggiano anche quegli stessi che poi... all'inizio si arrabbiano se io dico che non è un libro sacro, ma lo rimaneggiano. E se lo rimaneggiano vuol dire che di fatto non lo considerano un libro sacro, perché un libro sacro non lo si tocca per definizione. Ma visto che lo toccano, vuol dire che
quando serve dire che è un libro sacro lo dicono, quando non serve non lo dicono. Vabbè. Allora, dicevo, tra il VI e il IX secolo d.C. queste diverse scuole hanno cercato di mettere un punto fermo all'Antico Testamento, cioè, come dire, da questo momento in avanti non lo si tocca più. Tra queste scuole, diciamo che si è affermata, almeno per quanto riguarda poi la nascita delle religioni che su quel libro sono state costruite, si è affermata la scuola masoretica, cioè di questi masoreti di Tiberiade, che masoreti significa custodi della masorà, cioè custodi della tradizione. Quindi questi masoreti hanno definito il codice, cioè questo insieme di libri, e da quel momento lì in avanti, diciamo che quel codice lì di questi masoreti è diventato il punto di riferimento da cui sostanzialmente derivano le Bibbie che abbiamo in casa. Tenendo presente però che questo è uno dei codici. C'è ad esempio il codice samaritano, che rispetto al codice dei masoreti contiene moltissime varianti. Quando dico la Torah intendo dire i primi cinque libri dell'Antico Testamento, cioè quello che noi conosciamo come Pentateuco, che sono il nucleo della Bibbia. Tra la Torah dei Masoreti e la Torah dei Samaritani ci sono 2000 varianti, 2000. Tra i testi di Qumran, che forse qualcuno di voi conosce, insomma comunque ha sentito che esistono questi testi di Qumran, e il testo dei Masoreti ci sono centinaia di varianti. Ma varianti anche importanti. Perché? Perché i masoreti nel tempo, cioè quando facevano questo lavoro, ma non solo loro, anche altri prima di loro, da un certo momento in avanti hanno cominciato a introdurre nei testi tutte quelle variazioni che erano funzionali alla dottrina che doveva essere veicolata. E questa dottrina che doveva essere veicolata si chiama monoteismo, che nella Bibbia non c'è. Non c'era sicuramente nei codici più antichi. Poi, col passare dei secoli, tutti i vari interventi hanno cercato parzialmente di nascondere, parzialmente di coprire, parzialmente di cancellare o eliminare là dove potevano, per trasformare questo libro in un libro che parlerebbe di un Dio unico, trascendente, universale, spirituale, creatore dei cieli e della terra. Ecco, una delle cose di cui io sono assolutamente convinto è che la Bibbia non parla di Dio, in modo più assoluto, il che non vuol dire che Dio non esista. Io questa roba qui la dico sempre perché, nonostante io la ripeta sempre, mi si fanno dire un sacco di cose che non dico. Vabbè. Non vuol dire che Dio non esista, vuol dire che quel libro non ne parla, che è una cosa diversa dal dire che Dio non esiste. Io di Dio non so nulla, lo sanno quelli che hanno già visto mie conferenze su YouTube, quindi io di Dio non parlo, perché non ne so nulla. Nessuno ne sa nulla, per la verità. Però ci sono quelli che, pur non sapendo nulla, ne parlano tantissimo. Io non ne so nulla, dunque non ne parlo. Sono convinto che neppure la Bibbia non ne parla. Perché la Bibbia ci parla di un'altra storia, cioè di un altro, di un'altra successione di eventi, che poi in parte vediamo. Allora, i masoreti che cosa hanno fatto per definire questo testo? I testi semitici antichi sono tutti scritti soltanto con le consonanti, quindi senza i suoni vocalici, per cui fino a che non ci sono i suoni vocalici, diciamo che il significato rimane come sospeso, in attesa di. I masoreti hanno inserito il significato, cioè hanno inserito i suoni vocalici, e da quel momento il testo dovrebbe essere diventato definitivo. Che cosa significa inserire i suoni vocalici? Si scrive da destra a sinistra, qui c'è scritto TVL, in attesa di ricevere un significato. Faccio esempi che sono nella Bibbia, non di fantasia. Non di fantasia. Se io ci metto una E, le vocali non esistono, sono puntini o lineette, eh? Se io ci metto una E, questo diventa Tevel e significa terra, universo, mondo. Se io ci metto un'altra E, che si scrive così, sostanzialmente si legge sempre Tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale o rapporto sessuale tra suocero e nuora. Ok? Così è terra, universo, mondo. Così è rapporto sessuale di quelli che vi ho detto.
Levitico 18, Levitico 10. Quindi i Masoreti hanno inserito queste cose qui e quindi hanno messo dentro il significato. E hanno anche, nei secoli, sono anche stati definiti quali erano i libri da credere veri e invece i libri da non credere veri, no? Quindi i cosiddetti canonici e i cosiddetti apocrifi. Noi, diciamo noi che siamo stati educati nel cattolicesimo, sappiamo che o dobbiamo credere che i libri veri dell'Antico Testamento sono 46. Il codice ebraico considera veri 39 libri, non 46. Cioè 7 libri per quel codice lì non sono apocrifi, cioè non sono da credere veri. I protestanti sostanzialmente utilizzano il canone ebraico, quindi 39 libri. I cristiani copti, quelli che vivono in Africa, dicono che sono veri sostanzialmente i libri che sono veri per Gerusalemme, più altri libri che non sono veri né per Gerusalemme né per Roma. Ok? Quindi se noi fossimo nati là, crederemmo lì veri libri che non crediamo veri perché siamo nati qui. Se noi fossimo nati ad Atene, ci sentiremmo dire che la base della nostra Bibbia non è questa qui, cioè il codice dei Masoreti, ma è la Bibbia scritta in greco in Egitto nel terzo secolo avanti Cristo, cioè la cosiddetta Bibbia dei 70, cioè la Settuaginta. E per esempio tra il Pentateuco della Settuaginta e il Pentateuco dei Masoreti ci sono 1000 varianti, tra cui alcune molto importanti, poi se abbiamo tempo vediamo qualche esempio. Cioè si dicono proprio cose diverse. Se poi, dicevo, quindi questo codice greco, quindi non il codice ebraico ma un codice greco. Codice greco che era il punto di riferimento dei padri della Chiesa nei primi secoli dopo Cristo. Quindi nei primi secoli dopo Cristo i cosiddetti padri appunto della Chiesa avevano come punto di riferimento quel codice lì scritto in Egitto nel terzo secolo avanti Cristo. Poi diciamo l'evoluzione della teologia ha portato a far accettare sostanzialmente questo qui. Quindi i libri che noi dobbiamo credere veri dipendono dal luogo in cui nasciamo e dal periodo storico in cui nasciamo. Questo è un dato di fatto che non c'entra assolutamente con le traduzioni. Non c'entra con le traduzioni. C'entra soltanto col fatto che degli uomini nel corso della storia stabiliscono quali sono i libri veri e quali sono i libri non veri. Tra, per esempio, il libro di Isaia dei Masoreti e il libro di Isaia nei testi di Qumran ci sono tra 250 e 300 varianti. Insomma, quindi, noi abbiamo una delle Bibbie possibili. Se poi seguiamo quegli studiosi ebrei che studiano il Targumim, cioè la Bibbia scritta in aramaico, allora lì ci accorgiamo che il racconto che ne viene fuori, penso agli studi dei fratelli Roger e Messaud de Sabba di famiglia rabbinica, il racconto che viene fuori è totalmente diverso, ma tanto diverso. Vi dico subito, tutti conosciamo la vicenda dell'Esodo, cioè Mosè che ha portato fuori quella gente dall'Egitto. Bene, secondo gli studi di questi, condotti sui Targumim, quelli che sono usciti dall'Egitto a seguito di Mosè erano solo egiziani, nient'altro che egiziani, appartenenti a tre gruppi: ufficiali militari, sacerdoti e popolino. Nei Targumim c'è scritto, dove nella Bibbia dei Masoreti c'è scritto che Mosè era figlio degli Ivrim, cioè figlio degli ebrei, già questa è una forzatura perché al tempo di Mosè gli ebrei in quanto tali non esistevano, poi lo vedremo. Nei Targumim c'è scritto che Mosè era figlio degli Yahudè e gli Yahudè erano la casta sacerdotale che lavorava per il faraone Akhenaton o Amenofi IV. Quindi per i Targumim Mosè era un egiziano. Ma che fosse un egiziano lo dicono anche le Bibbie che abbiamo in casa, perché un pezzettino è rimasto. Quando Mosè fugge dall'Egitto perché ha ammazzato...